se comincia a sentire la prima smitragliata, dopo 10 secondi una seconda smitragliata, poi altri 10-15 secondi un'altra mitragliata. Io vedo mio nonno piangere. Quelle scariche di mitraglietta Emilio Martini non le dimenticherà mai, come mai dimenticherà la follia e la crudeltà della guerra. Emilio ripercorre con noi quel lontano 7 luglio del 1944, quando ancora bambino dovette conoscere l'atrocità e la ferocia umana. All'epoca undicenne assisté all'eccidio del Mulinaccio, in cui persero la vita 16 persone. Quel pomeriggio sono andati qui dal contadino, hanno preso un maiale e una damigiana di vino. Hanno cominciato a fare festa e durante la notte, mentre ero, gli sono sparite delle armi. Avevano nascosto queste armi rubate a loro lì dentro. Praticamente i tedeschi sono venuti a sapere queste cose. Allora ho pensato che a un certo punto questi erano partigiani, allora loro non facevano i processi. Per me tu sei un partigiano, uomo. E allora praticamente loro non fanno, dice sì o no. La prima cosa ti mettono al muro e ti fucilano. Verso le 18 mi affaccio e vedo che a un certo momento mio fratello stava in un campo lì qui di fronte a noi, c'era le albicocche. E lui, mio fratello, stava ragazzino, stava su sopra con mio zio, quello uno fucilato Pasquale, sotto col cestello che prendeva le albicocche. Quando si sentono arrivare un tedesco tutto armato e ci hanno messo tutti qui. Eravamo tutti qui. A un certo momento ci separano. Separano gli uomini, donne, vecchi e bambini. Hanno portato via i 16 uomini e due donne, due signorine. I 16 uomini non faranno più ritorno, furono infatti trucidati non lontano dal casolare. Se Emilio oggi può raccontarci questa storia è solamente grazie ad un soldato tedesco. Come è arrivato, tutte le donne sono andate a chiedergli notizie e lui a bruciapelo, cioè, gli ha detto: vostri mariti oramai caputte, non pensare più ai mariti, pensare ai vostri bambini, tedeschi tornare a uccidere tutti. Insomma, siamo tutti scappati, è rimasto solo mio nonno e mia nonna. La strage del Mulinaccio per molto tempo è stata dimenticata, impressa nella memoria solo di chi quel drammatico giorno era presente. Queste cose qui non si dimenticano. Ecco perché io sto soffrendo parecchio, che la gioventù non ho mai visto niente. Poco. Noi se qui Arezzo, quando non sanno manco dove sto le case, io